Allarme per Cuba. Tutto sembrava tranquillo nella politica americana. Il presidente Kennedy poteva occuparsi dell'astronauta Schirr e riceverlo alla Casa Bianca. L'isola, secondo le informazioni del servizio, minaccia per tutto l'emisfero americano. La mostra si apriva con gli autoritratti. Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dopo un altro colpo, tu e te vacche. Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che è dedicato alla grande storia della classifica dei dischi più venduti in Italia. Quindi faccio riferimento ai dischi più venduti dell'anno. Questa volta siamo nel 62. Vi ricordo che dal 65 in poi inizieremo a parlare anche degli album, perché proprio in quell'anno debutterà anche la classifica dei dischi più venduti dell'anno per quanto riguarda proprio gli LP in questo caso. Per adesso soltanto i 45 giri. Oggi siamo qui per parlare della classifica dei dischi del 62 e raccontare la storia di questi dischi, di queste canzoni, di questi cantanti dell'epoca. Ma prima di fare questo, il 62 è un anno che ha bisogno assolutamente di essere raccontato per alcune cose eccezionali. Ad esempio, la Marvel lancia in questo anno l'incredibile Hulk. Poi c'è la prima mostra di Andy Warhol a New York e i Rolling Stones debuttano a Londra. C'è il primo collegamento in mondo visione della storia. C'è Spider-Man che debutta nei fumetti e il grande debutto al cinema di James Bond. Poi scoppia la crisi dei missili di Cuba e c'è anche il caso Mattei. Infine si parla anche del primo numero di Diabolik, ma questo 1962 viene anche ricordato per una grandissima scomparsa di un'icona assolutamente immensa del cinema americano e di tutti alla fine, e sto parlando della morte di Marilyn Monroe, che accade proprio in questo anno. Ma noi siamo qui per raccontare la storia della classifica dei dischi e raccontiamo la storia dei primi 5 45 giri più venduti nel 62. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, chiaramente buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Al numero 5 nella classifica dei dischi più venduti in Italia del 62 c'è Speedy Gonzales, nell'interpretazione di Pat Boone. Questa canzone è una cumbia che è stata scritta nel 61 da Buddy Kay, Etta Lee e David S. È diventata poi molto popolare nell'interpretazione proprio di Pat Boone nel 62. Il testo in italiano, perché esiste la versione anche in italiano di questa canzone come sapete perfettamente, è di Alberico Gentili e fu interpretata fra gli altri da il più famoso Peppino di Capri, poi Johnny Dorelli la reinterpretò, Remo Germani, Catullo e gli Enigmisti, Roby Matano e il gruppo dei Campioni. Dimmi quando... La quarta canzone più venduta in Italia del 62 è un evergreen della musica italiana intramontabile. Sto parlando di Quando. Nell'interpretazione di Tony Renis, questa canzone viene scritta da Alberto Testa e dallo stesso Renis e fu presentata al Festival di Sanremo del 62 in doppia esibizione con Emilio Pericoli, con la direzione dell'orchestra e l'arrangiamento di Elvio Favilla. Grandissimo successo internazionale, non solo italiano, grazie al ritmo di samba, molto orecchiabile. Fra l'altro la giuria di Sanremo la metterà quarta, ma in realtà poi vincerà su tutti i fronti, perché poi a vincere il Sanremo del 62 sarà questa canzone struggente di Modugno, Claudio Villa, Addio Addio. Però le vendite saranno favorevoli a questa canzone. L'anno dopo il duo Renis Pericoli vincerà il Festival di Sanremo con Uno per Tutte, perciò ci sarà una rivincita, ma ci sarà una rivincita anche per la canzone in questione, perché lo stesso Renis presenterà nel 62 quella canzone lì, cioè Quando in versione samba, canzonissima, e vincerà la manifestazione.
Nel 78 ne fu pubblicata anche una versione disco, dal titolo Disco Quando, arrangiata da Vince Tempera. Allora, le cover sono tantissime, l'hanno cantata veramente moltissimi questa canzone, non solo in Italia ma anche all'estero. Esiste una versione in inglese, ad esempio cantata da Bad Boon, ed è stata anche utilizzata in molteplici film del cinema italiano e internazionale. Dopo il festival escono il singolo di Renis, contenente la canzone, abbinato a Blu come lato B, e quello di Pericoli, pubblicato dalla Ricordi, che contiene il brano abbinato appunto a 16 anni come lato B della canzone Quando, Quando, Quando. Dai, lontana da me. La terza canzone più venduta in Italia del 1962 sarà Stai lontana da me, canzone di Adriano Celentano. Quest'anno è molto importante per Celentano perché il 1 maggio di questo anno viene pubblicata la canzone in questione, è scritta da Bacharach e Mogol, canzone con cui nasce poi ufficialmente il clan Celentano e con cui Celentano parteciperà al Cantagiro. In questa manifestazione, pur in testa, si ritirerà appunto a causa di un presunto incidente al piede e salta anche molte tappe, ma nonostante questo vince ugualmente la manifestazione. E la vittoria contribuirà al successo di questo 45 giri, un disco tris che contiene Sei rimasta sola, Amami, Baciami e poi ovviamente Sta lontana da me. Arriverà in classifica per 12 settimane al primo posto dal 16 giugno e venderà in totale 1.300.000 copie. La seconda canzone più venduta in Italia del 1962 si chiama Ogni giorno, cantata da Polanca. Polanca proprio in questi anni fa grande successo in Italia, perché lui ripropone versioni italiane delle sue canzoni più conosciute, però anche l'opportunità di interpretare brani inediti di autori italiani che permetteranno a lui di entrare nella classifica dei dischi in Italia, proprio fra i dischi più venduti. La più celebre possiamo appunto citare Ogni volta, che è una canzone che lui presentò al Festival di Sanremo del 64. Autori di questa canzone sono italiani. Nel 62 ha partecipato a un film, quindi proprio in questo anno in cui esce questa canzone lui parteciperà anche a un film che si intitola Il giorno più lungo ed era un film di guerra. Io lo so perché. Il disco più venduto in Italia del 1962 è una canzone di Adriano Celentano, reinterpretazione della famosissima Stand By Me, e cioè Pregherò. Allora, Stand By Me chiaramente ha una storia, non è proprio lunghissima come immaginavo, però ve la racconto. È una canzone questa, parlo della versione originale, quindi Stand By Me, scritta da Benny King, interpretata anche da lui stesso, uscita nel 61, che ha raggiunto la classifica dei dischi, i primi 10 singoli più venduti negli Stati Uniti per due volte nella storia, nel 61 quando è uscita e poi anche nell'86 perché fu rilanciata in occasione del film Stand By Me, ricordo di un'estate. Quindi la storia di Stand By Me, vabbè, è spettacolare da un punto di vista di vendite, ha una lista immensa di classifiche in cui è entrata. Tra le cover più importanti della storia a livello internazionale c'è la versione di John Lennon, che io devo sentire perché non me la ricordo, la versione di John Lennon di Stand By Me. La versione italiana più famosa è chiaramente questa, quella di Celentano, che appunto canterà con i Ribelli. Il testo sarà di Don Bachi e sarà pubblicato anche in Spagna, è inserito in un album del 65 di Celentano che si chiama Celentano e i Ribelli, pubblicato dalla Clan Celentano. Addio, addio. Raffaella De Carolis Matacena, Miss Italia 1962. La storia della classifica dei dischi più venduti in Italia di ogni anno e anche l'opportunità, ecco, per conoscere cosa accadeva, almeno nelle notizie più leggere, più divertenti, più curiose, cosa accadeva in quegli anni, no? Il 62 è ricchissimo di storie da raccontare e ricchissimo chiaramente anche di grandi successi che sono rimasti nella storia della musica italiana
italiana e internazionale, chiaramente. Una classifica bellissima di Evergreen senza fine. Se vi piace questo argomento, vi ricordo, nel mio canale c'è un'intera playlist che troverete facilmente, perché si intitola proprio come questo vlog, perciò andate a vedere. Ho raccontato già da diverso tempo la storia della classifica dei dischi, perché oggi siamo arrivati alla 18ª puntata e quindi avrete la possibilità un po' di ripercorrere la storia della classifica dei dischi, ma anche la storia un po' dell'Italia, facendo questo percorso. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi aspetto come sempre alla prossima volta. Ciao Dale!